Eva Enger, l'intervista di Eva Enger tra le pagine del settimanale Oggi. Dopo la lunga confessione legata al suo passato, prosegue parlando di attualità. Per la Enger, i concorrenti che partecipano al programma hanno bisogno necessariamente di un rilancio professionale e per questo motivo, dire la verità significa andare contro una produzione, un gigante che può stritolare qualsiasi velleità, o meglio, necessità professionale. Io lo capisco, ma non posso giustificare chi sa e tace. E su Andrea Marchi, parla di un esordio non proprio professionale. La prima cosa che ci ha detto una volta arrivati lì è stata: io sono un ex soldato, sono stato in Somalia, ho combattuto e per me esistono i fatti e non i tribunali. Lei è Ginevra ed è la mia fidanzata, e nessuno deve avvicinarsi. Forse qualcuno aveva fatto degli apprezzamenti? Poi si parla ancora della mancanza di prove in Honduras, anche se io avevo sempre le telecamere davanti quando mi lamentavo. Anche nel confessionale. Ma nulla di tutto questo si è visto. Dicono fossero spente. Successivamente arriva la difesa ad Alessia Marcuzzi, credo che lei ne sappia davvero poco, ma di seguito anche la Frecciatina, visto che ci mette la faccia, sarebbe opportuno che cercasse lei per prima la verità. Le prove esistono, è solo questione di tempo. Le maschere cadranno una a una, tanto vale esporsi. Aggiornamento di Valentina Gambino, fare i porno mi faceva schifo, Eva Enger ammette di avere l'ansia per tutta questa faccenda. Lo sfogo nasce tra le pagine del settimanale Oggi in edicola con il nuovo numero. Poi confida di essere stata da sempre una persona molto ansiosa, fin da piccolissima, ho imparato a conviverci, dichiara per poi affermare che a Daniele Bossari risponde che vuole arrivare dritta fino alla verità. Non mollo, continua a mollare, adesso sarebbe sciocco, se cominci e non dici bugie non bisogna temere nulla. Diciamo che un certo sistema ha paura della verità. Poi la Enger confida anche che probabilmente paga pegno per via di un passato non esattamente ordinario. Ecco perché, potesse tornare indietro, di certo non lo rifarebbe, anche se all'inizio pensava che il suo potesse essere un mestiere come tanti, fu una provocazione in un momento storico in cui la sessualità rappresentava una sfida, confessa per poi dichiarare che all'epoca il proibizionismo nei confronti del sesso era inquietante ed andava battuto. Ho fatto porno per 4 settimane, aggiunge la Enger, ne sono usciti 20 film. In ultimo, la confessione shock, mi ha fatto schifo, mi sentivo sporca e quella sensazione mi fece capire che non era quello che volevo fare. E smisi, ma dopo aver fatto tanto altro, quell'etichetta mi resta addosso e viene usata per screditarmi. Aggiornamento di Valentina Gambino, ecco i nomi. Eva Enger continua ad essere un uragano di emozioni e rivelazioni. Ecco che, intervistata tra le pagine del settimanale Oggi, ha confessato i nomi di coloro che sarebbero in qualche modo implicati nel Canna Gate. Quando ho sollevato il problema della canna, davanti ad Andrea Marchi eravamo in 9, io, Franco Terlizzi, Craig Warwick, Cecilia Capriotti, Francesca Cipriani, Amauris Perez, Chiara Nasti, Gaspar e Giucas Casella, ha rivelato. Ancora oggi, molti tasselli sono confusi e disordinati, tra cui la richiesta di Eva che, dopo avere parlato con l'autore, avrebbe ricevuto la promessa che lo stesso avrebbe indagato sulla questione. La stessa Capriotti ha confermato che, prima della puntata in cui l'ho denunciato, Francesco Monte fosse al corrente della cosa. Attualmente, non ci resta che attendere il rientro in Italia di Giucas Casella, dirà la verità oppure farà orecchie da mercante, staremo a vedere cosa accadrà il prossimo martedì quando lo spinoso argomento verrà nuovamente affrontato in diretta da Alessia Marcuzzi. Aggiornamento di Valentina Gambino, le maschere cadranno una a una, tanto vale esporsi, è con queste parole che Eva Enger, intervistata dal settimanale Oggi, conferma di voler arrivare fino alla fine di questa vicenda della quale ormai si discute da settimane. L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha deciso di non fare ritorno in Honduras.
non accetta la seconda chance datale dalla produzione, così come è stata data anche agli altri naufraghi eliminati in queste ultime settimane, il tutto coerentemente con quanto fatto finora. Eva è pronta ad andare avanti nella sua battaglia contro Francesco.